territorio della Calabria in questo caso, poi con proiezioni anche all'estero, anche in Svizzera, ma cercavano di accaparrarsi il controllo economico delle attività presso le quali insisteva la loro cosca, inizialmente imponendosi e successivamente avendo anche proprio richieste specifiche da parte degli imprenditori che traevano un vantaggio specifico. È una sinergia assolutamente vincente che consente conoscenze che solo localmente sono acquisibili, a conoscenze che quindi sono importantissime per le indagini, di integrarsi con strumentazioni tecnologiche avanzate, con una conoscenza di altre dinamiche che a livello nazionale sono determinanti per capire esattamente i collegamenti e lo sono ancora di più quando queste proiezioni sono internazionali, realizzando un prodotto che è veramente sinergico. Sinergia è un termine molto abusato, ma che invece nella fattispecie si calza perfettamente per descrivere il prodotto di tutte le indagini svolte in 4 anni. Quanto riguarda l'area delle stelle, si appoggiavano a cosche locali. Sì, sempre, sempre facendo valere la loro maggiore capacità intimidatoria e la loro maggior forza di fuoco, come diceva il procuratore Gatteri, hanno un esercito vero e proprio, non sempre armato, ma hanno le armi, le facciano arrivare dalla Svizzera, come è stato detto, per poter intervenire. L'importante è far sapere agli altri che loro ci sono, che le armi le hanno e che sono disposti a usarle. C'è una divisione del territorio per quanto riguarda l'area delle serre? Sì, Per anche la riescono, descrivere. certamente, certamente.